Torniamo in diretta col nostro telegiornale con la cronaca. Tre roghi d'auto nella notte a Taranto, in Via Lago di Monticchio, è stata avvolta dalle fiamme una Fiat Punto, andata completamente distrutta. Il quartiere Tamburi in Via dell'Edda ha preso fuoco una Peugeot 206, anche in questo caso ingenti i danni subiti dal mezzo. A Paolo VI invece è andata in fiamme una Matiz, il cui rogo è interessato una Ford Focus parcheggiata nelle vicinanze. In tutti e tre i casi sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri da accertare le cause dei tre roghi, ma dal momento che in nessuno dei tre casi sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Ma sull'episodio che riguarda il quartiere Paolo VI, gli agenti della squadra volante hanno denunciato in stato di libertà due tarantini, rispettivamente di 22 e 26 anni, il primo per incendio doloso, il secondo per tentata estorsione. La scorsa settimana il 22enne, al quale era stata rubata una Fiat 500, era stato contattato da un suo lontano parente di 26 anni, appunto, che si era proposto per la restituzione del mezzo rubato dietro un compenso di 2.500 euro da consegnare in contanti ed in un'unica soluzione. Dopo alcuni giorni di inutili trattative tra i due pro cugini e le continue pressanti richieste di denaro, la vittima della tentata estorsione, esasperata, ha deciso di farsi giustizia da solo. Infatti, e intorno alle 2 di questa notte, armato di una tanica piena di benzina, si è recato sotto il domicilio del suo estorsore con l'intento di incendiargli l'auto. Ma l'inesperto 22enne è riuscito nell'intento, subendo però nell'incendio ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo, tali da rendere necessario il trasporto d'urgenza presso il centro Grandi Ustionati di Brindisi. Al fine di valutare un'implementazione delle attività di raccolta differenziata e delle bonifiche ambientali dei siti inquinati della città capoluogo e dei comuni della provincia di Taranto, con verifica dell'impatto socio-occupazionale, questa mattina si è tenuto un vertice presso la presidenza della provincia di Taranto, sollecitato anche dalle proteste dei disoccupati organizzati dello SLAI Covas. La raccolta differenziata come strumento a tutela dell'ambiente, ma anche per fare economia e per produrre occupazione. Sì, c'è bisogno naturalmente di finanziamenti per partire. La Regione oggi ha garantito un impegno per poter estendere la raccolta differenziata e garantire ai lavoratori che parteciperanno alla selezione pubblica un periodo, diciamo, maggiore di formazione. Noi dobbiamo stare molto attenti, nel mio intervento ho detto questo, non dobbiamo gravare con le tasse i cittadini, quindi questo servizio deve essere della raccolta differenziata, deve agire bene perché anzi dobbiamo risparmiare e tutti i risparmi legati a una corretta raccolta differenziata noi intendiamo impegnarli per nuovi posti di lavoro, quindi una qualità del servizio alta, che vuol dire gratificazione per i cittadini, che vuol dire igiene, come vi ricordava, rispetto dell'ambiente e vuol dire rispetto non aumentare le tasse, aumentare il lavoro. Bisogna fare le cose bene. Operazione della Guardia di Finanza a San Giorgio Ionico, sottoposto a sequestro amministrativo un bar, pasticceria, pizzeria privo delle prescritte autorizzazioni e licenze. Come dicevamo, l'attività ha interessato un bar, pasticceria, pizzeria ubicato a San Giorgio Ionico che svolgeva regolarmente la propria attività pur essendo sprovvisto delle prescritte autorizzazioni e licenze. Al momento del controllo è stata constatata l'operatività dell'attività economica con la presenza all'interno dei locali di diversi avventori. Le fiamme gialle dunque hanno sequestrato il locale, sequestro amministrativo, appunto i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività commerciale per complessivi 1.500 metri quadri, prescrivendo al rappresentante legale di regolarizzare la posizione circa le autorizzazioni mancanti. I ritardi ingiustificati nell'approvazione del disegno di legge regionale di riordino dei consorzi di bonifica della Puglia e la delicata fase di emergenza finanziaria e gestionaria degli stessi continuano a preoccupare ancora la FAI CISL. C'è una dichiarazione del segretario Antonio Castellucci che dice: ci appelliamo alla politica perché agisca di responsabilità e lo faccia in tempi celeri. Non è più procrastinabile una legge di riordino che ponga fine agli ormai decennali commissariamenti e riavvii l'autogoverno dei consorzi dopo aver posto a carico della Regione i debiti consortili pregressi causati dalla sospensione dei ruoli da lontano 2003.
E ora ci occupiamo di un evento che riguarderà la città di Taranto il prossimo 1° giugno, dunque dopo domani, l'arrivo della staffetta nautica, un evento organizzato da Asso Nautica, associazione che promuove il diportismo in tutta Italia, che fa parte del sistema delle Camere di Commercio. L'evento è stato presentato questa mattina presso la Cittadella delle Imprese a Taranto. In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, farà tappa a Taranto dopodomani 1° giugno la staffetta nautica. L'evento è organizzato da Assonautica Italiana, l'associazione che sviluppa il diportismo e la nautica, espressione del sistema camerale. La staffetta nautica, che è partita da Trieste lo scorso 14 maggio, arriverà da Gallipoli a Taranto intorno alle 18.30. Al prefetto Carmela Pagano sarà consegnata la bandiera italiana insieme alla pergamena ufficiale della staffetta. Dalla storia del mondo dei primi esploratori è attraverso il mare che si sono portati i costumi, i modi di essere, le proprie spezie, le proprie mercanzie. E cosa di più bello che non portare se non la bandiera dell'Italia, non portare in questa navigazione da Trieste a Imperia, in ogni tappa portare il tricolore, portare il senso dell'appartenenza, il farci riscoprire che siamo italiani non soltanto quando partecipiamo a un mondiale di calcio e magari lo vinciamo, siamo italiani perché siamo una nazione che ha il 60% dei beni artistici del mondo, siamo le persone che hanno dato al mondo i geni più estremi, riappropriamoci di quello che è la genetica e il DNA che è in ognuno di noi. E cerchiamo di capire che italiani significa essere un'elite, ma non un'elite economica o altro, un'elite di pensiero, un'elite di energia, un'elite d'amore. E allora questa bandiera simbolicamente portata sarà un testimone di una italianità che abbiamo tutti dentro, indipendentemente dal nostro blasone, dal nostro ceto sociale, dalla nostra economia. Nel mare, dove siamo tutti uguali e dove comandano il vento e le onde, noi uniti nel tricolore dimostreremo fra di noi che essere italiani è qualcosa di molto bello e non lo dimentichiamo mai. Il DNA di Taranto sicuramente si può raffigurare nel mare e nella sua grande alleanza strategica con la Marina Militare. L'economia di Taranto è legata da sempre allo sviluppo delle attività marinare, ai suoi porticcioli turistici, al suo porto mercantile, al pescato, alla sua mitilicoltura. Per noi è un momento importante, una commemorazione ancora più importante, non solo perché il 150 anni è l'anniversario della Unità d'Italia, ma anche perché comunque rammentiamo a tutti i tarantini l'importanza che hanno il mare e la marina per il nostro territorio. La Marina Militare si sente parte della città di Taranto da sempre e in questa occasione è particolarmente grata di essere stata coinvolta in questa bellissima manifestazione che sottolinea come l'Unità d'Italia si può fare, anzi è doveroso in una nazione come l'Italia farla anche attraverso il mare. Parlare di mare a Taranto vuol dire coinvolgere anche la Marina Militare. Noi ci sentiamo onorati di poter aver messo a disposizione il Castello Aragonese e anche le imbarcazioni. Il Castello Aragonese è l'icona di Taranto insieme al Ponte Girevole nel mondo e la Marina Militare ha il privilegio di poterlo curare e renderlo fruibile alla cittadinanza. L'Unione tutela dei cittadini e dei consumatori è contraria agli aumenti del costo dei controlli e revisione sugli impianti termici annunciati dalla provincia di Taranto nei giorni scorsi a seguito della delibera del 6 aprile scorso che saranno operativi dal 1 giugno. Il rincaro riguarda i comuni della provincia ma non il capoluogo, per il quale la competenza spetta al comune e alla società partecipata che si occupa della manutenzione degli impianti. Dunque l'Unicons chiede che l'amministrazione provinciale ritorni sui suoi passi, altrimenti si dichiara costretta ad impugnare il provvedimento dinanzi al TAR. Presso il centro sportivo Magna Grecia si è stato presentato questa mattina il secondo congresso provinciale del Partito Socialista Italiano che si terrà domenica prossima 5 giugno. Ai nostri microfoni Annibale Carelli e Salvatore Mattia, entrambi componenti del coordinamento provinciale del PSI. Il Partito Socialista Italiano di Terra Ionica si avvicina al congresso, è ormai questione di giorni. E allora Carelli, con quale spirito si riparte nell'esperienza socialista? Spirito di grande entusiasmo, perché è un grande partito e merita di avere sul territorio delle giuste rappresentanze.
che siano di riferimento alla cittadinanza tutta. Ecco, quali prospettive si stagliano all'orizzonte nell'ambito dei rapporti con gli altri partners di centrosinistra? Beh, ottime già dal discorso nazionale, il nostro partito è quindi già in sintonia piena con i partiti del centrosinistra, come noi lo siamo qui sul territorio ionico. Infatti sono stati invitati anche tutti i segretari e i coordinatori provinciali del partiti dell'area di centrosinistra. E andiamo proprio nel dettaglio dell'organizzazione di questo congresso. L'organizzazione di questo congresso è dovuta anche al fatto che noi abbiamo sentito la necessità qui a Taranto, che è venuta dalla base, da parecchi, molti socialisti, di attrezzare e di rilanciare il Partito Socialista, perché a Taranto da qualche tempo era un po' in discesa, nel senso che non era presente, per cui è scattato questo orgoglio socialista di mettere su il partito attraversando il congresso che faremo giorno 5, come voi sapete. Ovviamente, lo dico subito, per noi è già una vittoria, al di là dei numeri del congresso eccetera, una vittoria perché a Taranto e in provincia ionica si parla del Partito Socialista, che è un partito del 1892, con tutti i lati negativi, positivi, ma sono stati più quelli positivi, dalla democrazia in fabbrica, quello di aver fatto tante battaglie per la parità delle donne, per l'aborto, tante altre riforme fatte dai socialisti. Ovviamente, noi facciamo, dalle vostre emittenti, facciamo un appello a tutti i socialisti, di qualsiasi area loro si trovano, di venire domenica 5 giugno a partecipare insieme a noi per costruire un percorso positivo per il partito. Non possiamo più tollerare il totale disinteresse dell'amministrazione comunale di Taranto nei confronti dei cittadini. Cambia registro la protesta di AT6 Lega d'Azione Meridionale, che, abbandonata la pazienza, sposa l'intransigenza e attacca frontalmente il sindaco Stefano. Il tema è lo stesso che purtroppo ormai da mesi è diventato una priorità per i consiglieri comunali di AT6, i tributi locali. Per il capogruppo Mario Cito e i suoi colleghi Lucia Scialpi e Salvatore Ranieri è una vergogna che il servizio di riscossione a certa dei tributi locali non sia stato ancora affidato alla società legittimamente vincitrice della gara d'appalto celebrata ormai quasi 6 mesi fa. Sostegno all'offerta formativa coerente con le vocazioni del territorio, l'iniziativa congiunta che questa mattina presso la biblioteca Clavio l'assessore all'università del comune di Taranto Paolo Ciocia e il presidente del comitato per la qualità della vita Carmine Carlucci hanno presentato. Sentiamo. Una formazione che assecondi la vocazione naturale del territorio e quindi che sia la stessa vocazione naturale a indirizzare i percorsi formativi. Certo, noi abbiamo fatto il punto della situazione in ordine al momento particolare che ha l'università e quindi l'offerta formativa dell'università, che risente, come sapete, di tutto lo sconvolgimento dettato dalla riforma. E allora il Comune intende dire alcune cose in questo momento, che il consolidamento del polo universitario ionico non ha soltanto un profilo strutturale, ha un profilo anche di contenuti, e noi vorremmo che non si dimenticassero le vocazioni territoriali. Noi abbiamo una grande storia nei beni culturali e siamo convinti che i beni culturali siano volano per il turismo. Bene, allora vogliamo ragionare su una valorizzazione vera, reale del corso. Sì. Assessore, apriamo una finestra sui nuovi istituti tecnici particolarmente specializzati voluti dal ministro Gelmini. Sì, allora innanzitutto la facoltà di lettere, quindi il corso di laurea in scienze dei beni culturali per il turismo, entra in relazione con gli altri soggetti istituzionali attraverso convenzioni e via dicendo. Ma c'è un'ipotesi, cioè quella di dare vita ad un istituto tecnico superiore, che è una nuova figura giuridica, assume la natura di una fondazione, che viene promossa normalmente da un istituto tecnico, un istituto professionale. Qui sono in rete a Taranto il Cabrini con l'Istituto del Mediterraneo di Leporano e l'Aristosseno, che intendono diciamo valorizzare questa potenzialità.